Siamo a casa del ragazzo che tra poco magari dovrà andare in comunità perché giocava con la PlayStation troppo e forse male. Cos'è successo? È successo che praticamente, dato che dalla situazione del 2016 che mia sorella doveva essere portata in comunità, io mi ero isolato con questo gioco, cioè questa PlayStation, questa console. E per quanto tempo giocavi? Giocavo tutto il giorno e la sera non riuscivo a dormire perché E per quanto appunto tempo giocavo. è andato avanti così? Tu Fino un mese fa. non sapevi che in questa maniera avresti potuto rischiare qualcosa? No, Nessuno nemmeno. ti ha detto nulla. Esatto. Tua mamma cosa ti diceva? Mia mamma mi diceva smettila, però il problema è che mia mamma andava a lavorare, quindi non poteva stare sempre costante su di me. Certo, e perché non andavi a scuola con il nuovo anno scolastico? Perché la mattina avevo un sonno tremendo perché la sera non giustamente giocavo. E quando ti sei reso conto che non si poteva fare così? E Quando è uscito il decreto. poi cosa è successo? Hai scritto una lettera, Ho giusto? scritto una lettera al giudice, dove comunque quella lettera è più o meno una lettera di scuse, diciamo. Ho consegnato la PlayStation a mia mamma, perché ho iniziato ad andare a scuola frequentemente. Da allora non hai più fatto Non ho più assenze, fatto fino a assenze. questi momenti, Esatto. eccetera, eccetera. Sei anche andato a vedere la comunità, cosa c'è che non va? La cosa che c'è che non va è che allora, la comunità è bellissima, la casa è bellissima e accogliente, l'unico problema è che io gli ho chiesto, ma per riguardo del Natale, e loro mi hanno detto il Natale non lo puoi fare a casa, non puoi vedere tua mamma perché abbiamo operatori, gli operatori sono con le proprie famiglie. Quindi tu devi stare lì, Esatto. senza nessuno. E per il primo mese non posso né sentire né chiamare, cioè né Quindi sentire né vedere tu chiedi al giudice di essere lasciato a casa, che righi mia mamma. dritto. Esatto. Io gli ho dato questo mese, comunque io ho provato che io ce la posso fare. Certo. Io questo mese ho iniziato ad andare a scuola, ho consigliato la signora per fargli vedere al giudice che io ce la posso regolarmente fare senza problemi. Va bene. Il mio sbaglio è stato che alle conseguenze ci devo pensare prima. Vabbè, però quello che è stato è stato, ecco. Esatto. Però tu sei disponibile ad andare a scuola e a fare il pratico. Esatto. Terza media, ok? Giusto? Giusto. Speriamo, vediamo. Grazie.